Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Oggi è il 29 dicembre 2019. Siamo giunti alla fine dell'anno, quindi mi sembra il caso di dare uno sguardo indietro nel passato di questo canale YouTube e poi dare uno sguardo nel futuro, fare questo veloce viaggio nel tempo per vedere qual è stato il passato e quale sarà il futuro di questo canale YouTube. Come youtuber sono molto abituato a fare viaggi nel tempo, d'altronde, come ho detto, oggi è il 29 dicembre 2019, nel senso che questo video sarà pubblicato il 29 dicembre 2019, però in realtà oggi non è il 29 dicembre, oggi che sto girando è il 25 dicembre, e probabilmente magari voi state guardando questo video, non so, il 15 agosto, quindi siamo già abbondantemente nel futuro. Scherzi a parte, oggi vorrei fare un breve recap di quello che ho fatto nel 2019 e raccontarvi un po' quali sono i miei progetti per il 2020, per cui cominciamo. Sigla. Il 2019, per Diario di Viaggio on the road, è stato un anno molto interessante. Ho trattato moltissimi argomenti, ho avuto tante piccole grandi soddisfazioni. Per esempio, ho cominciato l'anno parlando di tecnologia e di telefonia. Sono stati dei video che hanno avuto anche un riscontro piuttosto interessante, devo dire. Perché abbiamo rilevato che è stata clonata. Seguono almeno 5 secondi di completo silenzio, nei quali probabilmente ho assunto lo stesso colore del negoziante, non sono mancati argomenti legati alle chiamate di emergenza e alla sicurezza, tutte attività di formazione e di protezione civile a cui tengo tantissimo. Entrate poi qua nel controsenso, perché là c'è il nostro stradale. Ok. Allora, ci seguono a controsenso. Ho sviluppato il mio primo progetto in collaborazione con l'associazione EduTube, una playlist dedicata all'argomento fuoco. Se non l'avete vista, vi lascio quei video linkati sul doobly-doo e sulla scheda, l'intera playlist. Se volete, dategli un'occhiata, vedrete che li troverete di intrattenimento, ma anche molto molto interessanti. Due persone sono sull'altro convoglio, quello che stava scendendo, sono l'operatore e un turista. Ma non solo, perché ho affrontato l'argomento viaggi nel tempo sotto un punto di vista veramente particolare. Sono assai soddisfatto perché non solo ho salvato la vita ad 80 uomini, ma ho anche evitato la perdita di beni di valore inestimabile. Inoltre, per restare nell'argomento fantascienza, ho affrontato la magia analizzando Harry Potter, ma facendolo non limitandomi semplicemente alla critica cinematografica o letteraria. Io ho riso di gusto, per esempio, leggendo l'esame di Harry Potter in cui chiesto rubando a piene mani da uno degli argomenti della maratona Voga del 2016, ho parlato di animali domestici. Nel frattempo io sono Grizzly, lei è Zoe, la Labrador del mio cameraman. Saluta, autoselfati, Marco! No, no, fallo, dai! Ciao! Perfetto! E no, quella clip non viene dall'episodio che è andato sulla maratona Voga, perché poi quello è dedicato agli animali domestici, è stata una piccola collaborazione con l'amico King Elgard. Quello infatti è l'episodio che avevo predisposto proprio nel caso in cui King Elgard non fosse arrivato a farmi avere il video per tempo. E ho avuto la capacità di aspettare. Ho persino affrontato l'argomento YouTube, la sentenza FTC, e ho parlato di coppa. No, Iago, il fatto che io ti faccio vedere in mezzo a un video di recap non significa che l'intero video è destinato a un pubblico di bambini, quindi stai tranquillo. Tuttavia, nel corso del 2019 sono successe tantissime cose in attualità e in cronaca che mi sarebbe piaciuto affrontare su Diario di Viaggio on the road. Per esempio, proprio pochi giorni fa, Marco Cappato è stato assolto dall'accusa di istigazione o aiuto al suicidio in merito al caso, forse controverso per qualcuno, della morte di DJ Favo.
Ora, l'eutanasia è un argomento complesso e non me la sono sentita di affrontarlo in una semplice chiacchierata di 7-8 minuti a bordo dell'auto, così come argomenti come Greta Thunberg e il movimento Fridays for Future, così come molte cose che sono successe in cronaca, perché quello che cerco di fare su Diario di Viaggio on the road è anche stimolare il dialogo. Qui in molti casi parliamo di argomenti in cui, secondo me, c'è ben poco da discutere, però non me la sono sentita di mettere questi argomenti da parte. Per questo ho deciso di cominciare un progetto forse complesso. Ora, io penso che YouTube, per il tipo di pubblico a cui si rivolge come piattaforma, per il tipo di contenuti che mi permette di fare, per la tipologia di contenuti che realizzo, credo che non sia la piattaforma adatta per trattare questa tipologia di argomenti. Avevo bisogno di affrontare questi argomenti in maniera completamente differente, avevo bisogno di un luogo dove affrontare questi argomenti senza il filtro dell'editing video, di affrontare questi argomenti senza il filtro della scelta di un linguaggio un pochino più educato, senza il filtro di considerare che si vuole creare una discussione costruttiva tutti assieme, senza alcun filtro. Quindi ho pensato di sviluppare un progetto, ed essendo un progetto destinato a un pubblico molto più particolare del pubblico che posso trovare su YouTube, l'ho realizzato su di un'altra piattaforma. Il progetto si chiama Senza Filtro ed è il mio canale verificato su Pornhub. È una piattaforma per persone adulte, è una piattaforma che principalmente ospita pornografia, ma accanto alla pornografia comincia ad ospitare anche molti argomenti nella cosiddetta categoria Safe for Work. Sul mio canale Pornhub troverete dei vlog dedicati ad argomenti di attualità un tantino più controversi. Per esempio, in questo momento ci sono già un video che parla di eutanasia, è un video molto lungo nel quale racconto la storia di un malato terminale. La racconto con calma e la racconto con dovizia di dettagli, perché penso che sia il modo migliore di affrontare l'argomento, non partendo per concetti o idee, ma raccontando i fatti nudi e crudi. Ma ho parlato anche di Greta Thunberg, ho parlato persino di scontrini e di cerotti nasali, ho parlato e parlo di tutta una serie di argomenti di attualità nei quali, appunto, parlo senza filtro, accendo la telecamera, parlo, spengo la telecamera e pubblico il video. Per questo, tuttavia, non c'è una pubblicazione programmata. Ogni volta che me la sento di pubblicare un video, lo pubblico, quindi potreste trovare delle volte che escono magari due video in una settimana, magari tre video, e poi magari per due, tre, quattro settimane non esce nulla, perché non c'è nulla che ha attirato la mia attenzione, che mi ha spinto a mettermi davanti alla telecamera e dire la mia. Però ogni volta che trovate un video sul mio canale Pornhub, per l'appunto quel video appare senza filtro. Non sono il primo youtuber che pubblica anche dei contenuti su Pornhub e sicuramente non sarò l'ultimo. Faccio dei piccoli titoli vagamente clickbait proprio per attirare l'attenzione del pubblico che c'è su Pornhub, sappiatelo, perché mi sembra anche il modo corretto di approcciarsi a questo tipo di piattaforma. Per cui, se siete maggiorenni e se non trovate grossi problemi ad analizzare dei video su una piattaforma destinata agli adulti, allora potete seguire anche il mio canale Pornhub, lo trovate linkato sul doobly-doo, mi raccomando, se siete maggiorenni, perché comunque è una piattaforma destinata solo a un pubblico adulto. Ho scelto Pornhub perché mi permette di affrontare argomenti complessi come appunto l'eutanasia e di monetizzarli senza il rischio che possano venire demonetizzati, che possano venire sottoposti a determinate limitazioni proprio perché sono argomenti controversi. Il portale è destinato a delle persone adulte, quindi non è destinato a mettere da parte dei video che possano essere controversi in qualche modo. Forse è questa la potenza di Pornhub. Ciò non toglie che nel corso del 2020 alcuni argomenti, forse controversi per qualcuno, troveranno spazio sicuramente su Diario di Viaggio on the road. Argomenti come la terra piatta, come i vaccini, sui quali ho uno special che sto preparando proprio in questo periodo, argomenti come l'omeopatia, argomenti come le scie chimiche. Per questo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete già fatto, perché è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi
ricordo di iscrivervi anche al canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Sul canale Telegram non pubblicizzerò i video che pubblico sulla piattaforma Pornhub, per rispetto nei confronti degli iscritti al canale Telegram, però Pornhub è abbastanza funzionale da mandare correttamente le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, prima di salutarvi vi chiedo che cosa ne pensate, com'è andato questo 2019 su questo canale, com'è stato per voi questo 2019, che progetti avete per il 2020, parliamone nei commenti qua sotto, che cosa ne pensate del mio progetto senza filtro, fatemi sapere anche questo. Io vi rinnovo gli auguri di buone feste e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!